Va bene la cenetta gourmet. Perfetto l'aperitivo trendy. È come farsi mancare il rinfresco radical chic. Ma se hai la fame del ragionier fantozzi in clinica e il frigo fa spallucce, questa è l'unica ricetta che può salvarti la serata. Penne al baffo. Alziamo il video. Partiamo a tuono col prosciuttino. Tagliamo a listarelle, senza schiacciare troppo. Olè. Padella già calda, un bel giro d'olio e dentro il prosciutto. Lo facciamo andare un minutino e aggiungiamo panna fresca e pomodoro. Olè. Mescolata velocissima. Lo facciamo andare una decina di minuti a fuoco basso, possiamo buttare la pasta. Le penne al baffo sono la ricetta ideale se non hai tempo per cucinare. Oltre a questa versione base, ce ne sono tante altre ancora più ricche. Specche e zucchine, gamberi e calamari, asparagi e pancetta, ce ne sono tantissime altre, però non te le dico, sennò poi il video diventa troppo lungo e non vedi la fine. Intanto che la pasta cuoce, tritiamo il prezzemolino. Prezzemolino fresco fresco, profumato, colorato, il prezzemolino tritato. Le penne sono pronte, le scoliamo direttamente in padella. Aggiustiamo di sale. Una bella grattata di pepe. E il prezzemolino. Un'ultima saltellata. Wow! E possiamo impiattare. Ecco il nostro primo piatto, facile e veloce, pronto ad essere servito. Sbizzarrisciti anche tu con gli ingredienti che preferisci e se ti lecchi i baffi, la ricetta è quella giusta. Penne al baffo, questa è la mia versione, aspetto la tua. Baffo corto.